dobbiamo crescere ancora sotto tanti punti di vista. Uno è sicuramente la concentrazione, perché i dati sono abbastanza evidenti. In queste quattro partite abbiamo subito troppi gol, soprattutto per cali di tensione o perché magari pensavamo di aver già vinto la partita. Quindi quello è l'aspetto principale da migliorare. Poi proprio i dati parlano abbastanza chiaro, è logico che dobbiamo cercare di subire meno gol, ma questo è un aspetto che riguarda più la squadra ed è quello sul quale ci siamo soffermati. Dobbiamo cercare di essere un po' più ordinati in fase difensiva ed è un aspetto sul quale stiamo lavorando. Ma sicuramente troviamo una squadra che sta vivendo un momento di grande esaltazione. Andremo in uno stadio pieno, uno stadio caldo, così come è stato a Cagliari, e questo non può che farci piacere, insomma. E credo che giocare davanti a tanta gente sia un aspetto che ho già sottolineato, per un giocatore deve essere un aspetto molto che lo esalta. Quindi sappiamo della difficoltà della partita, sappiamo che troviamo una squadra in grande condizione, una squadra forte, una squadra di categoria. Noi dobbiamo fare cittadella e interpretare al massimo quelle che sono le nostre doti, dobbiamo farci forza della nostra identità e cercare di portare a casa la partita. Sicuramente sì, è stato un mercato importante, sono felice delle scelte della società e adesso finalmente si torna a giocare senza assilli di pensieri di mercato, quindi anche la testa dei giocatori sarà rivolta solamente agli allenamenti e alle partite, e questo è l'aspetto più importante. Ascolta, l'anno scorso fu partita del botta risposta tra i presidenti, con strascico polemico abbastanza acceso. Quel ricordo avvelena un po' la partita o non ci si bada? No, io lascio da parte polemiche inutili. Credo che ci sia stato, insomma, delle parole di troppo da parte del loro presidente. Il nostro ha solamente risposto a un attacco, secondo me, ingiustificato. Però è acqua passata, noi dobbiamo solo pensare a cercare di vincere la partita. Veniamo al campo, Danzi ha recuperato completamente, gioca lui o Pavan e potrebbe essere una chance per Felicioli, ex della partita, dall'inizio? Sì, Danzi ha recuperato, è convocato, come sempre è uno dei dubbi che ho, anche il discorso di Felicioli, ci ho parlato anche in settimana, sta entrando in condizione, sta capendo un po' meglio quello che vogliamo da lui, e anche lui è un giocatore che può darci tanto, quindi vedremo se schierarlo dall'inizio o a partita in corso o più avanti, dopo deciderò, insomma. Però piano piano sta entrando in condizione anche lui. Ti faccio l'ultima: quanto hai battuto questa settimana sul concetto di concentrazione per 90 minuti e oltre dopo queste prime 4 gare stagionali, Coppa Italia compresa? Ma sì, è l'aspetto sul quale dobbiamo migliorare, ma i ragazzi lo sanno, ci sono tante cose sul quale dobbiamo crescere, perché comunque abbiamo fatto 4 partite, secondo me abbiamo fatto 4 grandi prestazioni e non abbiamo ottenuto il massimo dei risultati che meritavamo, quindi vuol dire che c'è qualcosa da migliorare, ma questo per fortuna, perché siamo appena all'inizio. Logico che è un aspetto che dobbiamo fare velocemente, perché questo campionato è molto livellato, è molto difficile, quindi più punti si fanno quando c'è l'opportunità di farlo, bisogna farli e bisogna portarli a casa, e questo è un aspetto sul quale dobbiamo crescere, quindi sicuramente l'aspetto della concentrazione è quello, uno di quelli dove ci sono più margini di miglioramento.